Buongiorno, oggi siamo in compagnia del sindaco di Prai, Gian Matteo Passuello, che è socio del nostro consorzio e aveva piacere di raccontare la sua esperienza con il consorzio CEV. Gli chiedo innanzitutto, sindaco, da quanto tempo è socio suo comune? Buongiorno, il nostro comune è socio del consorzio CEV da oltre 10 anni e io ho già trovato, diciamo, questo contratto che era stato fatto con i miei predecessori attivo e abbiamo mantenuto un rapporto funzionale ottimo con CEV in tutti questi anni. Ho personalmente partecipato anche più volte alle varie riunioni, insomma, che CEV ha organizzato sempre con interesse, perché comunque CEV si è dimostrato un consorzio molto attivo e propositivo negli interessi dei comuni, in modo particolare per quanto riguarda l'aspetto dell'energia, e su questo siamo contenti. Ecco, lei appunto voleva testimoniare la soddisfazione in termini di risparmio, importante anche per il vostro comune. Ci dica di cosa si tratta, quanto è riuscito a risparmiare? Ah sì, noi proprio su iniziativa CEV, sul suo stimolo, sulla proposta che c'era stata fatta ormai molti anni fa da parte di CEV di cominciare a fare uno studio di fattibilità sul possibile risparmio energetico per quanto riguardava l'aspetto iniziale della pubblica illuminazione, noi abbiamo aderito a quello che era il progetto CEV e abbiamo fatto questo piano regolatore e abbiamo insomma iniziato ad operare nella sostituzione di tutto quello che erano lampade di proprietà che per quanto riguarda la nostra diciamo, realtà riguardava circa il 40% delle lampade in generale e questo ci ha portato a un notevolissimo risparmio sulla bolletta che immediatamente insomma, abbiamo riscontrato dal mese dopo perché per noi è molto molto importante risparmiare appunto tutto il possibile quindi questi nostri investimenti fatti negli ultimi 2 o 3 anni ci hanno portato a risparmi considerevoli, in alcuni punti luce a oltre il 50%. E inoltre questi lavori ci hanno consentito di mantenere in efficienza anche l'impiantistica generale e quindi di garantire la sicurezza degli impianti, insomma, in modo più adeguato. Questo lavoro è un lavoro che viene fatto e continuerà a essere fatto anche per quello che rimane ancora da fare nei prossimi anni. Ecco, risparmi, diciamolo, significa per un ente alleggerire un po' anche i cittadini, cioè un beneficio per l'intera comunità riuscire a risparmiare in questo senso. Allora, questo è un risparmio doppiamente importante, perché questo risparmio doppiamente importante ci consente di risparmiare sul titolo primo, quelle che sono insomma le spese correnti, e queste risorse, se io risparmio, e in realtà siamo riusciti a risparmiare anche ben oltre, faccio un esempio molto banale, 10.000 euro per quanto riguarda una spesa, io ho memoria, nel comune piccolo come il mio, 2.200 abitanti, spendiamo circa 120.000-130.000 euro l'anno di energia elettrica rispetto alle residenze di illuminazione pubblica, e parlo soltanto delle strade, delle piazze e dell'ambiente pubblico in generale, un risparmio di 10.000 euro significa che io domani mattina questi 10.000 euro li posso investire, ad esempio, nell'attivare un mutuo decennale per 100.000 euro e fare un investimento, quindi investimento e non più spesa corrente per quanto riguarda un'esigenza che potremmo avere tranquillamente nel nostro comune. Quindi ecco, io vedo questa forma di risparmio, proprio risparmiare nella spesa corrente per avere delle risorse, possibilità di fare investimenti e quindi andare a capitalizzare risorse del comune. Ecco, diciamo agli altri sindaci, è stato difficile ottenere questo risultato, oppure anche a livello burocratico, procedurale, c'è stato un accompagnamento, un aiuto e quindi è gestibile la cosa anche per un comune piccolo come il suo? Assolutamente, assolutamente gestibile, assolutamente gestibile, assolutamente fattibile. Ad ogni dubbio è sufficiente alzare il telefono, CEV risponde, c'è un servizio di consulenza ottimo, persone molto cortesi che comunque si capisce chiaramente che lavorano giornalmente a contatto con i comuni piccoli come il nostro e ci forniscono tutta l'assistenza possibile. Quindi lungo, sicuramente lungo, perché c'è tutta una serie di procedure da fare, ma con un minimo di organizzazione assolutamente fattibile e consiglio a tutti i sindaci di valutare attentamente questo percorso. Grazie sindaco, davvero, per la sua testimonianza. Grazie a voi e grazie ancora per il servizio che erogate.